di più di quello che hai detto te, è super, super morbido, super comodo. Secondo me è quello che fa tanto la differenza poi in maratona, che ti lascia comunque la gamba fresca fino alla fine. Molto spesso la scelta del nome di una scarpa viene lasciata a coloro i quali non necessariamente questa scarpa poi la utilizzeranno e soprattutto sanno quale potrebbe essere l'utilizzo della scarpa stessa. Ma per l'attento recensore una scarpa democratica si vede subito, diciamo, dalle prime falcate. E questa New Balance RC Racing Elite versione 2 è sicuramente racing, ma anche training. Può essere utilizzata dagli elite, ma anche e soprattutto dai podisti amatori non necessariamente più evoluti, perché secondo me la scarpa più veloce, democratica da gara, con fibra di carbonio non a caso al terzo posto della nostra speciale classifica. Ma per capirlo veniamo come al solito alle specifiche. Stiamo parlando di una scarpa di 218 grammi, drop 8, 36 mm nel tallone, 28 mm nell'avampiede. Se questa scarpa è stata disegnata per essere utilizzata dagli atleti elite per le maratone, il suo comportamento nella corsa la rende particolarmente adatta a tutti coloro che vogliono allenarsi e avere il piacere di correre. La tomaia è un mesh a maglia flessibile con i loghi sovrapposti di New Balance. Ha uno spazio nell'avampiede particolarmente ampio, spazio che tipicamente non è quello che invece viene utilizzato nelle scarpe da gara. La struttura si assottiglia nell'avampiede, ma per la tipologia della tomaia, con l'utilizzo e con il tempo, non avrete sicuramente nessun problema e anzi il piede sarà sicuramente coccolato grazie proprio a questa fantastica tomaia. La linguetta è assolutamente racing, i lacci sono piatti, la struttura complessiva è sicuramente morbida, il tallone è particolarmente elevato per garantire, se volete, una maggiore stabilità della corsa. Tallone che di fatto semirigido si piega in avanti nella parte superiore, ma il piede resta sicuramente bloccato, cosa che permetterà ai podisti di tutti i livelli di correre in maniera efficace. Il battistrada di due colori diversi sulle due scarpe è visibile all'occhio nudo, la piastra in carbonio. A livello di battistrada il grip è discreto, ma sicuramente non eccezionale, soprattutto nelle giornate di pioggia. E qui veniamo alla caratterizzazione di questa scarpa, da me definita democratica. Secondo me, a livello di protezione, la protezione è superiore rispetto a quella dei concorrenti. A livello di reattività, invece, è leggermente inferiore, nonostante la scarpa abbia una rigidità abbastanza importante, ma rigidità che non si sente, soprattutto a ritmi più lenti, dove invece prevale l'intersuola, la famosa fuel cell, che vi consente, soprattutto per chi atterra di tallone, di correre in maniera abbastanza piacevole e soprattutto di non sentire questa rigidità strutturale che invece, correndo a velocità superiori, si evince. Al tempo stesso, qui vengo all'unico trade-off che ho rilevato, la morbidezza della scarpa non consente una stabilità perfetta, soprattutto chi avesse problemi di anca e bacino, perché questa scarpa richiede al corpo di trovare un equilibrio tra stabilità e mobilità. Podisti con anca e bacino particolarmente deboli potrebbero avere dei problemi sulle lunghe distanze e invece apprezzare al meglio questa scarpa su scorse più lente, sapendo però che il prezzo di listino è particolarmente elevato e di conseguenza la utilizzerei con cautela, soprattutto per allenamenti intensi, dove invece questa scarpa offre davvero il meglio e garantisce una protezione superiore alle scarpe concorrenti. E proprio per questa ragione la raccomando a molte persone che mi hanno chiesto che scarpa comprare nel caso in cui dovessero correre non necessariamente a 3 al chilometro, ma a una velocità leggermente superiore. Tra l'altro sarebbe tenerissimo se vi iscriveste al canale per non perdere ulteriori recensioni di scarpe, tecnologia e di tutto quello che gira intorno al mondo della corsa. Io nel frattempo vado a bermi un coffee, voi stay strong, keep running, ci vediamo alla prossima, lascio la parola al pro depodista che ci racconta tutti i pregi e difetti di questa scarpa. Tra l'altro spero che arrivi prima di questa sera, perché la recensione la voglio pubblicare domani. Ciao! Ciao Andrea, allora finalmente siamo arrivati, questa l'abbiamo portata alle lunghe, alla recensione delle New Balance Elite 2. Cosa ne pensi di questa scarpa? Ciao a tutti, intanto di questa scarpa ci aveva colpito che si vedeva il carbonio e che ti fa contento quando le compri, perché sulle altre ti rimane sempre il dubbio. Ti dico che è la
terza scarpa migliore che abbiamo provato col carbonio, abbiamo messo in classifica. Ti dico che forse comunque bella tamarra, anzi no, tolgo il forse, perché è una scarpa viola con il bicolor, sia nel battistrada che nella tomaia, secondo me fa figo. Sì, cioè, sulla tua c'è un po' di arancione, sulla mia un po' di rosa. Ti dico anche che tra le tre top, Adios Pro 2, Next, Vapor Next 2%, questa è quella con l'intersuola più ciccosa, diciamo, quella più morbida. Tra tutte le scarpe che abbiamo provato, forse è comunque la più comoda, mi ricorda di più la Vaporfly 4%. Sì, sono assolutamente d'accordo. Secondo te, Andrea, chi sono adatte? Tieni conto che io il mio video, la mia parte l'ho già registrata, quindi... È una scarpa comunque che si affaccia a più tipi di corridori, sicuramente premia di più quelli che corrono forte, ha un avampiede abbastanza largo, quindi anche un pronatore lieve potrebbe utilizzarle, perché comunque ha una bella base d'appoggio, ha una specie di rialzino qua nella zona mediale del piede, quindi che ci dà un pochino più di, come si dice, di protezione, di non cedimento. Il tallone, come vedete, salva abbastanza il tendine d'Achille. Una scarpa come le altre che abbiamo visto per tanti atleti, questa forse per ancora un pochino di più, perché ripeto, chi cede un pochino è favorito da questa rispetto a una Adios Pro 2 e alla Vapor Next. E per quali distanze le utilizzeresti? Assolutamente le utilizzerei in maratona, in giù. Comunque in maratona fanno la loro figura. Diciamo che difficilmente una scarpa che va bene per la maratona non vada bene anche per le gare più corte, parlo quelle col carbonio. L'unica forse è la Carbon X, che utilizzerei prettamente per la maratona. Questa qua è una scarpa che dalla maratona fino ai 5 km secondo me sono perfette. Mi hanno scritto in tanti in questi giorni di Black Friday dicendo che hanno comprato delle scarpe con il carbonio, pur essendo loro dei podisti amatori a 5 al chilometro. Per quali ritmi la utilizzeresti questa scarpa? Guarda, secondo me riescono a dare il meglio di sé sotto i 3,20 al chilometro. Però come diciamo sempre, avere una scarpa con così tanta ciccia morbida e leggera dà grossi benefici anche ad atleti che vanno a 5 al chilometro, per dire. Immaginati uno che va a 5 al chilometro che può permettersi una scarpa del genere per fare la maratona rispetto a una Glycerin, per dire, o una 1080. Sicuramente con questa correrà meglio perché è più leggera e comunque è super protettiva lo stesso. A livello di calzata dici stesso numero o mezzo numero in più? Stai attento, perché mi hanno scritto che quando avevi detto che la Rebel 2 serviva lo stesso numero, ci hanno rimproverato che sono venute delle unghie nere. Sai che cosa? Che anche questo è un 27, prendere un 20, cioè mi sta bene, non mi toccano dentro le dita, ovvio, un 27 e mezzo sarebbe perfetto, quindi prenderei stesso numero. Anch'io di questa prenderei lo stesso numero. E dell'altra però. No. Dell'altra, guarda, non lo so, però così rivedendo il video effettivamente abbiamo detto due cose diverse, però ci sta, secondo me questo è lo stesso numero. Invece Andrea, parlami velocemente della tomaia, che sensazione hai avuto quando l'hai utilizzata? Allora, la tomaia è la più classica delle tre che abbiamo provato, è comunque super leggera, è comunque super traspirante, guarda, si vedono le dita dai buchi, e poi ha questa linguetta racing un po' come tutte le altre, praticamente inesistente, cioè proprio copre solamente il piede, fa il suo sporco lavoro. Guarda qua il tallone, ripeto, è molto più cuscinoso rispetto alle altre due, molto più imbottito, ma non dà assolutamente fastidio, anzi, ripeto, c'è questa zona qua per il tendine d'Achille come le vecchie Pegasus 35. Cioè, a livello di intersuola noi l'abbiamo decantata, perché questo fuel cell è comunque fantastico. E di più di quello che hai detto te, è super super morbido, super comodo. Secondo me è quello che fa tanto la differenza poi in maratona, che ti lascia comunque la gamba fresca fino alla fine. Per quanto riguarda il battistrada, la mia sensazione è che sia un po' inferiore rispetto, è più tamarro, ma è inferiore rispetto alle altre. Bah, guarda, a vederla così non direi. Siamo sempre lì, una scarpa da gara, bisognerebbe provarla in condizioni di pioggia, in gare tirate, quindi solamente lì potremmo dirlo. Sull'asfalto non mi sembra che vada a perdere, che possa perdere così tanto rispetto alle altre. Sì, no, sicuramente in pista con la pioggia un po' di fatica la fa. Quello devo dire che anche
la Speed Pro, no scusami, la Saucony Endorphin Pro col bagnato in pista è praticamente inutilizzabile, anche se è un bel battistrada, per dire. Sono condizioni un po' estreme, pista con pioggia e corsa forte. Diciamo che forse sei proprio al limite, forse un Alpha Fly devo dire che tenevo abbastanza la strada, però altre scarpe sono più o meno tutte lì, qualcuno un po' più, qualcuno un po' meno. Livello di durata, secondo te quanto dura questa scarpa? Perché effettivamente costicchia e molti la vorrebbero usare non soltanto in gara ma anche in allenamento. Scarpe col carbonio e con questa mescola così bella, ottima, quindi morbida, straleggera, hanno una vita che va dai 300 ai 400 km. Cosa faresti di una scarpa col carbonio dopo 400 km quando non è più performante? Posto potrebbe essere la foto delle mie Vaporfly 4% che c'hai ancora te, credo. Sono ancora in garage. A sto punto manderai la foto, io le ho utilizzate fino a che... Le ho usate per fare dei lavoretti non specifici, quindi dei fartlek, delle corse in salita in montagna, fino a che non le ho praticamente dilaniate, diciamo che le ho spremute fino in fondo. Quali sono i pregi e difetti di queste Elite 2? Guarda, voglio fare l'influencer di New Balance, ti dico che di difetti non ne trovo. I pregi sono questa intersuola fantastica e comunque un'ottima reattività. Se proprio dovessi trovare un difetto, perché non sono un influencer New Balance, direi che forse qualche grammo in meno non guasterebbe, però secondo me lo riescono a togliere dalla tomaia più che dall'intersuolo. Va bene, mi hanno detto che New Balance l'anno prossimo introdurrà ulteriori scarpe, so in realtà già di che cosa si tratta, ma soprattutto porterà delle ulteriori innovazioni nel mondo della corsa. Quando dici che potremo testare queste scarpe? Appena arrivano abbastanza coffee, Max, e appena escono nel mercato italiano. Però posso dire anch'io, me l'hanno detto, ma in quel caso sei stato te a dirmelo. Va bene, grazie Andrea, stay strong, keep running, ci vediamo alla prossima. Ciao, alla prossima!